Teramo ottiene i primi tre punti della stagione battendo l'Isernia per 2-0. Il Diavolo ha saputo approfittare degli errori dei molisani dimostrando grande compattezza difensiva e un maggior tasso tecnico. Cappellacci si affida a Vitone, laboragine a centrocampo, ma deve rinunciare a De Cani, squalificato, e Berra privo di transfert, e al centro della difesa schiera Ferrani al posto di Speranza e Fortunato. Primo tempo equilibrato, privo di emozioni, tranne il gol di Arcamone, grande opportunista nell'approfittare del retropassaggio corto di Maglione, e al 40° addirittura gli ospiti sfiorano il raddoppio con Masini. Teramo cinico nei primi 45, Isernia grande pressione ma pochissime conclusioni. Nella ripresa la squadra di Di Prisco si butta subito in avanti alla ricerca del pari e lo sfiora al 15° con una conclusione di Alessandri, che trova pronto alla risposta Cialdini, e un minuto dopo ancora Cialdini esce alla disperata su Causio. Il Teramo non ci sta a subire l'iniziativa dell'avversario e vuole mettere al sicuro il risultato, e lo fa agendo di rimessa. Al 20° Petrella in contropiede viene fermato da Marco Nato, e al 21° l'estremo difensore molisano non trattiene una conclusione di Masini, che sulla ribattuta trova l'angolo giusto per il 2-0. La partita a questo punto è nelle mani del Teramo, che sa gestire il risultato fino alla fine grazie ad una migliore padronanza di palleggio. L'Isernia colpisce la traversa al 30°, ma deve arrendersi di fronte al muro difensivo dei biancorossi, che ottengono così una vittoria pesante che fa morale per il proseguo della stagione e che permette di raggiungere l'Ancona in classifica, fermata in casa dalla Civitanovese 0-0 nell'anticipo di sabato. Roberto Cappellacci, il Teramo trova i primi tre punti di questa stagione, un Teramo cinico, concreto. Sì, quando vinci la partita è una partita con non molto ritmo, con non molta intensità, con non molte occasioni da gol. Quando si vince si dice che si è cinici. Invece penso che noi non lo siamo, perché in alcune circostanze avremmo potuto anche fare più male all'Isernia. Però tutto sommato siamo veramente felici di aver vinto questa prima partita comunque in trasferta, e adesso aspettiamo di vincerne uno in casa. Insomma, direi comunque un Teramo che ha giocato una gara intelligente, sfruttando insomma gli errori dell'avversario, poi nella ripresa ha legittimato anche questo successo facendo valere anche il maggior tasso tecnico. Sì, in effetti abbiamo approfittato di qualche disattenzione loro. Nello stesso tempo siamo stati bravi, perché noi di disattenzioni ne abbiamo commesse poco. E sembrava che loro non giocassero bene o non producessero occasione da gol. Io penso che oggi abbiamo fatto bene in tutte e due le fasi, e se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, probabilmente in alcuni tratti della partita avremmo dovuto gestire meglio il possesso della palla. Però questo è una cosa che si prenderà piano piano. Eccolo qui, Gerardo Masini, l'autore del raddoppio del Teramo, quello che ha dato la sicurezza e che ha chiuso la partita. Ci avevi provato per la verità già nel primo tempo a segnare il gol del raddoppio, poi ci sei riuscito nella ripresa. Sì, per fortuna per noi siamo riusciti a vincere un campo molto difficile, importante pure per noi attaccanti a fare gol, però penso che per noi, per la squadra, questi tre punti sono molto importanti. Dopo il pareggio in casa era importante rifarci subito, ci siamo riusciti. Ecco, qual è stata la forza del Teramo oggi? Spugnare un campo, come dicevi tu, difficile contro una squadra ostica? Sì, vabbè, ormai si sa, no? Questo campionato saranno tutti così i campi, però qua Isernia era molto, molto importante, molto difficile per noi. Questo ci dà morale e ci dà forza per guardare avanti. Direi che la forza di questo Teramo oggi è stata la difesa, una grande prova difensiva della squadra. Sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione tutta la squadra, e la difesa in particolare, perché loro giocavano spesso con questi lanci lunghi, e noi penso che ci siamo comportati in maniera perfetta. Abbiamo fatto un'ottima prestazione tutti, dal centrocampo, l'attacco, il portiere. È stata una partita fatta come si deve, e soprattutto in questi campi qui fuori casa non è mai facile venire a giocare e vincere. Un Teramo che non ha concesso nulla all'avversario, chiaramente un Teramo bravo a sfruttare gli errori difensivi dell'Isernia. Sì, errori difensivi, poi magari ci siamo anche mangiati qualche gol, quindi alla fine
La vittoria penso che sia strameritata. Loro non hanno avuto nemmeno un'occasione, da quello che mi ricordo. Quindi penso che sia la strada giusta per andare a vincere il campionato. Questo qui... duello a distanza con l'Ancona è appena cominciato. Sì, è appena cominciato, normale. Loro sono fermati già ieri e noi ne abbiamo approfittato subito per riagganciarli. Penso che sia tutto molto, molto difficile, ma se lo affrontiamo in questo modo sarà molto, molto più semplice. Domenica una vittoria per voi, oggi una sconfitta, in prospettiva futura? Noi pensiamo domenica dopo domenica. Domenica arriverà un'angolana qua che vuole fare punti e noi ci dobbiamo far trovare pronti e tornare come la prima giornata di Coppa Italia, con quella cattiveria e quella grinta. Noi come abbassiamo i ritmi non siamo superiori a nessuno, o giochiamo a mille e ci divertiamo tutti o altrimenti gli altri sono superiori a noi. Allora i giocatori devono capire che anche se fa caldo devono giocare a mille finché ce l'abbiamo, quando non ce l'abbiamo più vediamo come contrapporci.